Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente ci siamo, speciale 10.000, è da un mese che vi stavamo dicendo di questo video, l'abbiamo fatto, finalmente ce l'abbiamo fatta. Capirete perché siamo arrivati in ritardo, un video estremamente lungo e che coinvolge diverse persone, quindi non è stato facile né da girare né da montare. Ad ogni modo, cosa vi raccontiamo? Vi raccontiamo il percorso che fa il latte dalla nostra stalla alla vostra tavola, quindi da dove si comincia? Da qui, dalla stalla con le nostre mucche, dopodiché andremo in centrale del latte dove passeremo dalla consegna del latte, dopodiché arriveremo in centrale dove ci sarà tutta la fase di trasformazione e infine vi faremo vedere tutti i prodotti che con il nostro latte si possono creare. Allora cominciamo, cosa sto facendo io adesso? Sto portando le mucche in sala di attesa. Tutti i giorni, due volte al giorno, in tutto il mondo, in qualsiasi stalla dove ci sono delle mucche, le mucche vengono munte. La sala d'attesa è questa stanza che vedete qua alle mie spalle, dove le mucche attendono prima di entrare in nella sala di mungitura vera e propria che è davanti. Dato che le mucche sono divise in gruppi, noi mungiamo 250 mucche, non sono tutte insieme, sono divise in tre gruppi, e un gruppo va in sala d'attesa, poi esce, viene munta, esce dalla mungitura e torna nel proprio gruppo. Dopodiché munto tutto il primo gruppo, si porta al secondo gruppo in sala di attesa. Tutti i giorni, due volte al giorno, tutto l'anno. Non sto a spiegarvi nei minimi particolari in questo video, in questa occasione, come si munge, quali sono le tecniche, la modalità, la filosofia della mungitura, come funziona la macchina, eccetera, eccetera, perché faremo dei video ad hoc. Adesso noi dobbiamo solo concentrarci nelle molecole del latte che escono dalla mammella e iniziano un percorso molto molto lungo che noi seguiremo insieme fino alla fine. Però prima di cominciare questo percorso ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un bel pollicione in su, se vi va, se avete curiosità, commenti da fare, scrivete pure. Solo tre parole velocissime, la mungitura può essere divisa in tre grandi momenti. La mucca entra e viene preparata alla mungitura. Dopodiché c'è l'atto della mungitura, che nella nostra mungitura è automatico. Terza e ultima fase, post dipping, la disinfezione della mammella, dei capezzoli, e poi la mucca esce anteriormente e torna in stalla. Allora il latte attraverso questo gruppo, in un video specifico in cui spieghiamo la tecnica della mungitura, vi spieghiamo com'è possibile che questo gruppo riesca a mungere il latte. Ad ogni modo, attraverso il gruppo il latte passa prima in questa pesa dove viene appunto pesato, quindi noi tutte le volte che una mucca viene munta sappiamo quanti litri ha fatto. È molto importante tenere d'occhio la produzione giornaliera, perché di fronte a un problema della mucca, un'ingestione, un problema a un piede, respiratorio, di qualsiasi tipo, la prima cosa che viene a mancare è la produzione del latte. Dopodiché, una volta pesato, finisce nella tubazione del vuoto. E dalla tubazione del vuoto in questo polmone. A cosa serve il polmone? È chiaro, immaginatevi che la pompa non può ogni due litri che arrivano di latte accendersi, spengersi, accendersi, spengersi, accendersi, spengersi. Aspetta che ci sia un quantitativo di latte superiore, 80, anche 100 litri, dopodiché parte e pompa il latte. Dove lo pompa? Attraverso una tubazione che sfonda il tetto, andiamo nella sala della cisterna del frigo. Quindi il latte sfonda la parete e attraverso questa tubazione finisce dentro la cisterna. Dentro la cisterna è facilissimo, viene agitato così da raffreddarsi in maniera omogenea. Vedete, la mungitura è appena iniziata, quindi sta arrivando molto latte caldo, ma siamo già riusciti a raffreddarla a 7 gradi. Arriverà fino a 3, 4, 3, 6. Dopodiché cosa fa? Sta lì, fermo.
agitato e aspetta il camion che venga a prenderlo per portarlo in centrale. E allora anche noi, prima di tutto, ringraziamo Raffa che sta mungendo e che continuerà a mungere, come farà anche domattina e anche domani sera. E noi aspettiamo il camion del latte. Buongiorno Sergio! Buongiorno, buonasera! Buonasera, ci rivediamo sempre qua! Come tutti i giorni dal 1982. Sergio viene a prenderci il latte dal 1982, sono 40 anni che viene qui. Tutti i giorni dell'anno, vero? Tutti i giorni. Tutti i giorni dell'anno. Meno che il sabato sera. Meno che il sabato sera. Allora adesso Sergio attacca la pompa. Sentite il rumore? Prende il tubo. Ma la pompa cosa? Ora sta caricando il vuoto o è già partita? Sta facendo il vuoto. Adesso la pompa è... Sergio ha attaccato la pompa, adesso sta facendo il vuoto. Ovviamente il latte lo carica a depressione, non è che passa attraverso la pompa, no? Lo succhia, capito? Lo succhia, leva perché qui c'è meno aria che fuori. E non lo sbatte, capito? Leva okay. L'aria da dentro la botte, quando apri e succhia, capito? Nella cisterna c'è, e adesso c'è depressione? La cisterna ha una capienza di 24.000 litri. 24.000 litri, signore e signori. E quanto ci metti? Ogni quanti giorni riesci a farla piena? O in ogni giro ogni è giro piena? Anche se non si piena, però ti dipende, a volte 150, 200, insomma 20.000 litri, 15.000, divisa in quattro scomparti per... Ecco, questa cosa qui è importante, non è che il mio latte va a mischiarsi con il latte di quegli altri. No. Ogni azienda che c'ha il biologico va in una botte, chi c'ha l'alta qualità va in una botte, l'agri qualità va in una botte. Le celle corrispondono con queste righe? No, non c'entrano niente le righe. Niente. E ce ne sono quattro? Sono divise in quattro, capito? Quindi c'è quattro rubinetti. E adesso il nostro latte in quale andrà di questo? Il tuo latte va nella prima cella. Si apre la prima botte, capito? Poi io attacco il tubo. È tutto a posto. E questo è da 40 anni. 40 anni ragazzi che Sergio viene qua, 40 anni. La cosa davvero più importante che fa Sergio è la misurazione del latte. Qua dentro c'è un'asta graduata con tutte le tacchette. Sergio spenge l'ocello ovviamente, perché sennò il latte agitando guarda quanto è bello. Sì. 1015. Leggi nella tacchetta, poi lui ormai ricorda tutte i numeri a memoria, quindi ha già detto che di più è aumentato. E io sono contento quando l'altro aumenta. Ora diamo inizio al pompaggio del latte. Abbiamo la tabella. Nella tacchetta rossa ci sono, nella cartella rossa c'è la tabella di conversione tra l'asta graduata e i litri del latte. E i litri. 10, questo 1010 e 15, vedi quanto è qui? 69,48. 6.948 litri, va bene, è aumentato. Ultima cosa che fa Sergio, in questo foglio scrive data, ora, quantità presa e la firma. E la firma. Ci siamo quasi ragazzi, cisterna vuota. Questo latte è pronto a essere trasformato. Bene, grazie mille Sergio, che passione ragazzi, da 40 anni, tutti i giorni, stessa ora, viene qua e ci prende il latte. Adesso vedrete che magicamente la scena passerà da notte a giorno, perché le riprese in centrale è molto meglio farle di giorno, quindi ci andremo domani mattina. Buon proseguimento! Presidente, buongiorno!
grazie mille di accompagnarci in questo percorso che ci racconta la storia del latte. Siamo partiti dalla mia azienda, abbiamo fatto vedere la mungitura, col camion siamo arrivati fino a qua. Adesso ho bisogno di un aiuto per la spiegazione delle macchine. Bene, grazie, grazie veramente di essere venuto qui da noi. Io mi tolgo la maschera perché tanto nel rispetto perfetto di quelle che sono le norme sicurezza Covid avremo modo di rimanere distanziati, ma mi aiuta e mi facilita ad illustrare quelle che sono i percorsi che faremo questa mattina insieme al camion che ci ha appena portato il latte è arrivato dalle stalle dei nostri soci. Siamo all'interno della centrale, questo è diciamo il fulcro di tutto il nostro lavoro. Entrando si vedono solo provette, bottigliette, piccoli reagenti, ma la dicono lunga sul fatto che noi siamo in un'azienda che fa alimentare, che fa un prodotto alimentare per il quale dobbiamo avere un controllo e un monitoraggio continuo, attento e peculiare. Qui alle vostre spalle vedete il nostro piccolo laboratorio, il primo laboratorio di ingresso del latte, dove vengono fatti i controlli basilari del prodotto prima di andare poi alle analisi più accurate nel laboratorio centrale dell'azienda che abbiamo posizionato altrove. Questo serve per consentire di avere un controllo sulle tipologie e sulla qualità del prodotto, ma anche la classificazione delle diverse tipologie di latte che poi troveremo dopo in commercio come latte di alta qualità, latte biologico, latte agri qualità e così via. Questa è la parte importantissima di un'azienda alimentare perché ci consente e ci dà forza per essere l'azienda che siamo, un'azienda che rappresenta la qualità del prodotto. Allora non distraiamoci troppo da questo nostro latte, è arrivato con il camion e dove va a finire? Bene, il latte arriva, una volta controllato va in questi macchinari che sono i macchinari alla base della produzione del latte fresco. Infatti qui, come potete vedere, ci sono il pastorizzatore e la centrifuga. Il pastorizzatore è quel prodotto, è quello strumento che consente al latte di passare all'interno di una serpentina a una temperatura costante di 72 gradi per fare in modo che si possano abbattere tutti quelli che sono i microrganismi negativi del prodotto. Questo vale per 5 secondi, il latte passa all'interno di questo macchinario per 5 secondi a 72 gradi. Dopo questo passaggio entra nella centrifuga. Questo macchinario è la centrifuga che consente di eliminare tutte quelle che sono le scorie e le impurità che potrebbero essere rimaste all'interno del prodotto dal momento in cui viene trasportato dalla stalla per arrivare qua allo stabilimento. A questo punto il latte, identificato e classificato tramite questa forma di valvole che sono tutte automatizzate e informatizzate, viene diretto nei tank di stoccaggio dove è classificato per biologico, convenzionale, alta qualità e agri qualità. Siamo adesso nel reparto imbottigliamento. Il latte, una volta classificato e una volta stoccato nei tank, viene poi veicolato all'interno dei macchinari di imbottigliamento tramite un sistema sempre di tubature che regolano poi lo spostamento del prodotto a secondo degli ordini arrivati dai commerciali. Qui abbiamo in produzione in questo momento il nostro latte fresco parzialmente scremato in cartone. Questo macchinario ci consente di preparare i cartoni e di mandarli poi all'impacchettamento definitivo per la spedizione. Due linee di produzione abbiamo, quella del cartone e quella della bottiglia. Queste sono le due linee innovative che noi abbiamo. Questo serve per garantire quelle che poi sono
le esigenze commerciali di chi vuole acquistare prodotto in cartone e di chi lo vuole acquistare invece in bottiglia. Però noi abbiamo predisposto il lavoro in maniera completa e ampia. Come vedete stanno arrivando le bottiglie che vanno nel sistema di lavaggio, disinfezione, prima di andare poi nella parte di riempimento. Questo macchinario ci consente di fare entrambe le operazioni, lavaggio, disinfezione e riempimento, in maniera tale che la bottiglia non possa avere contaminazioni fuori da questo ambiente, e anche questo è un altro degli elementi importanti per garantire la qualità del prodotto e, diciamo, l'impossibilità di avere delle contaminazioni. In questo momento le bottiglie confezionate vengono pallettizzate con un sistema di fasciatura in maniera tale che le tenga compatte, e anche questa molto innovativa, perché lo abbiamo fatto per evitare il consumo delle cassette in plastica, cercando di razionalizzare anche consumi e diciamo fonti di inquinamento magari che potevano essere non particolarmente premianti per la nostra attività. Quindi una macchina avvolge le bottiglie e lì dentro mi immagino c'è del calore che comprime, esatto, e le unisce tra di loro. Esatto, la produzione viene chiaramente identificata per settori dove deve essere poi veicolata commercialmente, e questo sistema di robotizzazione ci consente anche di pallettizzare quelli che sono gli ordini in maniera puntuale, precisa, affinché possono arrivare poi nei vari depositi. Il robot prepara nel pallet già le misure giuste di latte di dove quel pallet deve andare. Esatto, questa è stata, diciamo, l'ultima tecnologia che abbiamo inserito all'interno dell'azienda. Programmiamo per ogni ordine il quantitativo che deve essere pallettizzato, dopodiché viene predisposto, preparato e portato poi nel reparto invio. In questo momento siamo all'interno della cella di stoccaggio del prodotto, dove vengono predisposti, organizzati e misurati tutti quelli che sono gli ordini da veicolare poi nei nostri depositi. Come vedete qua c'è scritto Arezzo, vuol dire che questo è il reparto del carico che deve andare nel nostro deposito vendite di Arezzo. La temperatura è sempre controllata a 4 gradi, qua lavoriamo a 4 gradi costantemente, e diciamo nell'ultima nostra innovazione anche di quella che è la struttura, abbiamo persino messo a regime per le temperature la banchina di carico. Anche in banchina di carico siamo refrigerati per non interrompere la catena del freddo. Come vedete, questi macchinari sono tutti macchinari molto semplici, ma che hanno una funzionalità molto importante. I pallet ovviamente non sono mai pallet pieni, perché sono composti da ordini di vari prodotti, quindi per garantire la stabilità di questi pallet, con questo sistema vengono fasciati, tenuti insieme in maniera tale che durante il trasporto non possano perdersi o non si possano sciupare. Nel proseguire la nostra passeggiata all'interno della centrale, ci troviamo adesso nel reparto ultimo nato dell'azienda. È quel reparto che ci consente di fare le due produzioni, per noi anche queste estremamente importanti, che sono il latte ESL, cioè il latte a temperatura modificata, nel senso che è un latte che viene riscaldato anziché a 72 gradi, a 100 gradi, e anziché per 6 secondi, per 12 secondi. Durante la pastorizzazione, quindi sempre nella fase di pastorizzazione, e che consente di avere una durata anziché di 7 giorni, di 21 giorni. È sempre un prodotto estremamente importante e fresco, diciamo, come produzione primaria. Ha però la possibilità di avere questa durata un po' più lunga, che in una fase anche di pandemia, purtroppo, come stiamo attraversando, ha aiutato molto chi non poteva giornalmente andare a fare la spesa. Oltre a questo tipo di prodotto, qui viene realizzato anche lo yogurt. Quindi questi sono i due macchinari innovativi che ci consentono di fare latte ESL e yogurt da bere e al cucchiaio.
siamo nel cuore della produzione e quel macchinario alla mia destra è quello che ci consente di fare latte ESL e yogurt da bere. Questo macchinario è un macchinario estremamente semplice, ma che ci consente di fare il riempimento dei vasetti dello yogurt, quindi di là la parte liquida, di qua la parte cremosa. La parte importante all'interno di questa zona di lavorazione sono i tank di fermentazione. È qui che il latte diventa yogurt. Ah. È qui che all'interno di questi tank, costantemente monitorati da un sistema, anche questo di controllo informatico, mettono in condizione il prodotto di avere la fermentazione e di avere poi il controllo per essere al top prima di essere imbottigliati o invasettati. Noi siamo una cooperativa e come tale salvaguardiamo due elementi: la socialità, i nostri soci, e oggi per me è un onore averti qua, perché comunque vuol dire che la nostra operativa continuerà a vivere. Questa è la nuova generazione che sta arrivando. Tuo babbo è stato un rompiscatole per una vita con noi, sempre nel consiglio di amministrazione. No, scherzo, ovviamente è stata una collaborazione sicuramente positiva e molto utile per la nostra azienda, però vedere che i figli oggi stanno subentrando è sicuramente un valore aggiunto. Arriviamo nella parte diciamo che sta a fianco di tutta la struttura e tutta la parte laboratoriale, e questo per noi è un altro grandissimo valore aggiunto, perché è il magazzino che ci consente di avere stoccate tutte quelle che sono le risorse, da incarti, da bottigliette, da secchi per gli yogurt, comunque tutto quello che è il packaging nel suo complesso veicola e passa di qua prima di entrare poi in produzione. E ogni quanto viene rifornito? Noi abbiamo materiale sufficiente per quanti giorni in magazzino qua? Allora, noi siamo riusciti con la razionalizzazione degli impianti ad avere incarti per il latte fresco sia in cartone che in bottiglia per oltre un mese. Cavolo. Mentre per quelli che sono le produzioni di yogurt e di altri prodotti, addirittura i mesi vanno oltre 4-5 di stoccaggio. Siamo nell'ultima parte di ammodernamento della nostra azienda. Lo dico con questo entusiasmo perché per noi l'ammodernamento non è solo fare dei robot, non è solo fare delle macchine innovative, ma anche salvaguardare l'ambiente, e noi è su questo che abbiamo puntato. Nel momento in cui abbiamo visto una forte crescita della vendita delle bottiglie in PET, abbiamo cominciato a riflettere su quello che stava succedendo all'interno della nostra struttura. Ogni giorno pensate che qui arrivavano due autotreni che ci consegnavano l'aria praticamente, perché portavano 70 pedane di bottiglie vuote che noi poi riempivamo. Quindi praticamente noi avevamo 12 viaggi a settimana di autotreni che transitavano per le nostre strade con tutte quelle che sono le fonti di inquinamento, polveri, pneumatici, percorsi, rischio, perché comunque poi si viaggiava costantemente in un tratto dove purtroppo anche la viabilità non è che ci aiuta moltissimo. Eravamo tirati anche con la produzione, forse se un camion aveva problemi. Non solo con la produzione, anche con la competitività, perché chiaramente arrivare a Grosseto è molto diverso se si arriva a Grosseto, cioè se uno stabilimento è su Firenze, che ha tutti i collettori delle autostrade vicine, arrivare a Grosseto, dove siamo diciamo con un sistema di viabilità molto penalizzante, chiaramente ci incideva anche nei costi, per cui eravamo arrivati a un punto dove c'erano anche difficoltà da questo punto di vista. Pensando a tutto questo siamo arrivati a fare questa macchina innovativa. Questa macchina innovativa ci consente di trasformare queste semplici cosiddette pipette in plastica in quelle che sono le bottiglie da un litro dove viene conservato il nostro latte. E oggi la parte straordinariamente interessante qual è? È che con un camion, quindi con 33 pedane
di queste pipette noi riusciamo a garantire il lavoro all'interno del nostro percorso produttivo per oltre 30 giorni. Porca quindi mia. Abbiamo azzerato un camion al posto di 12 più di 40 più, sì, al posto di 40 camion al mese, quindi un viaggio rispetto a 40 viaggi al mese. Credo che anche questo sia un forte riconoscimento del nostro impegno e della nostra grandissima attenzione a quello che è l'ambiente che ci circonda. La pipetta che verrà poi trasformata in bottiglia arriva in questo punto da un nastro che le seleziona, le controlla e gli fa anche un primo screening con fotocellule per vedere l'idoneità della pipetta stessa. Nel momento in cui arriva qua, viene attraversa una caldaia a oltre 900 gradi, quindi la temperatura è altissima per una frazione di secondo, prima di passare all'interno, forse lo si riesce a vedere meglio, vai dentro, all'interno di questo stampo, dove con una spinta fortissima di aria la bottiglia viene espansa e diventa poi la classica bottiglia di PET. Qual è stata la parte importante in tutta questa lavorazione? Non solo la produzione della bottiglia, ma anche riuscire a indirizzare le bottiglie a secondo della tipologia, cioè quelle bianche trasparenti per la produzione del fresco nel reparto A, il primo dove siamo stati, e queste opacizzate per la produzione del latte a più giorni nel reparto B, che è di qua dove c'è l'altro macchinario. Quindi siamo riusciti anche a creare dei sistemi di stoccaggio, di preparazione, tali da consentire di avere poi nel posto necessario le giuste tipologie di bottiglie. Quindi da quale bottiglie attraversano tutta questa... stanno tutte attaccate al tetto, sì, tutta questa canalaia, arrivano sparate, arrivo, dove le abbiamo viste arrivare, esatto, all'ingresso, e quindi si chiude tutto il nostro ciclo. Esatto. Bene, qui siamo nel reparto dei prodotti a lunga conservazione, cioè quei prodotti che non hanno bisogno di essere mantenuti in frigo. La fa da padrone ovviamente il latte a lunga conservazione, che è quel prodotto che ha una durata che va dai 4 ai 6 mesi e che arriva da un processo di termizzazione del prodotto a una temperatura di oltre 120 gradi per 18 secondi. Qual è l'effetto e la differenza fra questo prodotto e un prodotto fresco? Il latte fresco è latte, è come se fosse un latte chiaramente appena munto, con semplicemente la minima bollitura cosiddetta in maniera molto semplicistica, ma che garantisce totalmente quelle che sono le proprietà nutritive del prodotto. Un latte a lunga conservazione è chiaramente un prodotto stabile, un prodotto altamente termizzato, che perde anche una serie di caratteristiche ovviamente, però è molto funzionale in un momento come quello che stiamo attraversando, perché è chiaro che durante il momento della pandemia è stata l'unica fonte di tranquillità anche in zone marginali del nostro territorio.